Danville storicamente era un marchio molto importante e molto diffuso negli Stati Uniti. Infatti era il whisky ufficiale del Titanic. Nel museo del Titanic si possono trovare delle bottiglie di Danville, appunto. Buonasera a tutti e bentornati a Whisky for Breakfast. Oggi andremo a vedere un Irish Whisky. E cos'ha di particolare? Abbiamo parlato di tantissimi Irish Whisky. La particolarità che ha Danville, quello che vedremo oggi, che è prodotto in Irlanda del Nord, che come tutti saprete, in realtà è territorio del Regno Unito e non della Repubblica d'Irlanda. In realtà Danville non è una distilleria, la distilleria è Ecklinville e si trova appunto a Belfast. Ha acquistato il marchio Danville e nel 2013 ha iniziato la produzione. Danville storicamente era un marchio molto importante e molto diffuso negli Stati Uniti. Infatti era il whisky ufficiale del Titanic. Nel museo del Titanic si possono trovare delle bottiglie di Danville, appunto. Infatti il whisky irlandese per disciplinare può essere prodotto in tutta l'Irlanda del Nord, ignorando completamente i confini politici. Non a caso Ecklinville appunto ha fatto un Irish whisky, ma con un animo molto scozzese. Per chi è stato in Irlanda, nella Repubblica d'Irlanda appunto, e nello specifico a Dublino, vi renderete conto quanto è difficile trovare uno scotch whisky. C'è una rivalità morale che si portano avanti da tantissimi anni e a cui tengono molto. In Irlanda del Nord la situazione è ben diversa. Non a caso questo imbottigliamento che vedremo oggi, il Three Crown Peated, è invecchiato in ex botte di whisky torbato di Islay. Una collaborazione che difficilmente sarebbe stata possibile nella Repubblica d'Irlanda. Infatti, come mi piace dire, Danville ha un animo politico inglese ma un animo territoriale irlandese. Ma andiamo a capire di cosa si tratta. È un blended formato da un single grain di 5 anni e due single malt, uno di 10 e uno di 15 anni. Il marchio è stato rilanciato nel 2013, quindi i single malt che lo compongono non sono prodotti da loro, sono selezioni, ma questo non vuol dire che il prodotto è di qualità inferiore, assolutamente. Semplicemente hanno deciso di acquistare dei single malt da altre distillerie. Ciò nonostante, la distilleria ha un pot still, un piccolo pot still, con cui ha iniziato a produrre single malt che troveremo sicuramente nei prossimi imbottigliamenti. Come dicevamo prima, appunto, è invecchiato in una botte di ex whisky torbato di Islay, quindi ha una lieve torbatura. Ma andiamo ad assaggiarlo. Il colore è molto chiaro, però naturalmente è una botte che è stata utilizzata come minimo due volte, quindi precedentemente per il bourbon e poi per, appunto, per il whisky torbato. Al profumo si sente questo sentore di torba appena percettibile, ma che entra molto nel naso. Al palato è molto interessante, risulta fresco, è un blended, c'è anche del grain whisky, quindi principalmente mais, oltre che del single malt. Cioè, nonostante il cereale è presente, si sente quel sentore di malto, pur mantenendo una freschezza importante. Sviluppa anche in bocca una dolcezza con sentori di caramello e cioccolato. Finale è molto lungo e si apre sempre mantenendo queste note dolci con una lieve piccantezza, quasi un senso di pepe bianco. Che dire, un prodotto molto interessante perché, come dicevamo, unisce la cultura, il terroir, se così possiamo dire, del whisky irlandese con una cultura molto aperta al Regno Unito. Quindi con questo vi saluto, Slont e God Save the Queen.